L'allestimento dell'opera al completo è prevista sabato 9 luglio nella splendida cornice dei Chiostri Agostiniani, ma le prove aperte al pubblico che sono andate in scena hanno permesso di godere in anteprima lo spettacolo delle due opere scelte quest'anno, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, un esperimento già avviato l'anno scorso con La Traviata che ha offerto la possibilità di scorgere dietro le quinte e di cogliere almeno in parte la complessità di un'opera. E senz'altro la scelta è legata sempre a quella di proporre comunque dei titoli popolari, stiamo cercando appunto di ricreare un po' il gusto per la lirica crema e questo comporta fare delle scelte che possano attrarre molto il pubblico, quindi indubbiamente dopo Bohème e Traviata, che sono probabilmente i due titoli più di grande richiamo del repertorio lirico, quest'anno abbiamo fatto la scelta appunto di Cavalleria e Pagliacci, due opere veriste, date nella stessa serata, quindi con un grosso impegno produttivo. Cavalleria Rusticana fu la prima opera composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le 16 del compositore livornese. È un'opera in un unico atto, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga, pubblicata nel 1880 all'interno della raccolta Vita dei Campi. È una storia d'amore e di gelosie, ambientata in un paese siciliano, Vizzini, nella seconda metà dell'Ottocento. Andò in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 e viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve, Pagliacci, di Ruggero Leoncavallo, che debuttò a New York nel 1892. I complessi artistici sono gli stessi, cambia naturalmente il cast, sono due cast diversi per Cavalleria e Pagliacci, ma tutto quello che riguarda coro, orchestra e masse artistiche in genere sono le stesse per le due opere. Sì. La prevendita dei biglietti è aperta sul sito del festival www.liricaincircolo.it oppure presso il caffè del Museo Civico di Crema e del Cremasco.